questa iniziativa che facciamo tutti gli anni, Open Day, è un invito alle famiglie, ai ragazzi ma anche agli adulti a passare un giorno al Oratorio, a vedere le varie attività, a incontrarci un momento insieme, in modo che ogni famiglia non soltanto conosca ciò che qui si fa, ma abbia modo anche di dire il proprio parere, di fornirci i propri consigli e di incontrarci tutti insieme per incoraggiarci in questa missione estremamente importante dell'educazione dei ragazzi e dell'accompagnamento di tutte le famiglie. L'Open Day è una giornata in cui le famiglie e l'oratorio si incontrano. Ma l'oratorio non è semplicemente inteso come un luogo. L'oratorio è l'insieme delle persone che vivono questo servizio educativo. E proprio l'Open Day diventa un momento importante per stare insieme, per confrontarsi, per parlarsi e rinsaldare il patto educativo che esiste da sempre tra le famiglie e l'oratorio e che opera per il bene dei più giovani. Che ti mostra il fiato, sono le cose piccole, non serve tanto, l'ha detto anche Beethoven, scrivendo questo canto. Il titolo di quest'anno, L'oratorio è una grande famiglia, spiega molto bene il tema che vogliamo affrontare. L'oratorio inteso non soltanto quindi come un luogo in cui ci si incontra per la catechesi, per il gioco, per brevi momenti di preghiera, per lo più aperto ai più piccoli, ma un oratorio delle famiglie e per le famiglie. D'altronde, se ci pensiamo, l'oratorio è questo, è una grande famiglia in cui animatori, catechisti, responsabili, il parroco, ognuno si prende cura dell'altro esattamente come in famiglia, soprattutto appunto dei più piccoli. Il tema che tratterò questo Open Day con i genitori ha a che vedere con un'esperienza fondamentale di tutte le famiglie e che oggi sta stimolando molta riflessione, anche molta curiosità, ed è il tema della paternità. Cosa vuol dire essere padri? Ma non soltanto a casa, in famiglia, anche la paternità nell'oratorio, anche la paternità nella chiesa. Svilupperò questo tema e poi avremo un momento di condivisione con tutti gli adulti. Credo sia importante incontrarsi. È bene quindi che le famiglie conoscano sempre meglio, sempre di più, chi quasi quotidianamente si prende cura dei propri figli, gli animatori, le catechiste, i responsabili. La maggiore conoscenza stimola certamente un maggior senso di fiducia e quindi una più proficua e forte collaborazione.